Sono loro. Ci attaccano. La ciurma di non morti di Armstrong Darkwater. Tieni, prendi questi. Sono stati ritrovati sulla spiaggia oggi. All'occhio di ossidiana! Sono pirati non morti! Mettetevi in salvo! È la maledizione di Darkwater! Le voci sono vere! Salvatevi! Dobbiamo fare qualcosa! Ok, abbiamo recuperato le armi! Non c'è il potenziale, tutto ovviamente. E potenziale questo. Sì, c'è il lanciato. Di venderli. Boh, non ho capito cosa abbia detto. Comunque dicevo, qui c'è un'arma che si chiama un attimo, il lancia tornado, che lancia un tornado e poi direzionato usando la funzione di semplicità di movimento e controllo wireless. Questa roba qua è una figata che hanno messo, ma poi non hanno mai utilizzato sulla PlayStation 3. Cioè hanno usato in pochissimi giochi, porca puttana. Comunque era una buona scusa per non comprare i joystick tarocchi da 12 euro. Ma no, quelli lì, cioè vabbè, giochi lo stesso, però... Però quelle merde di joystick duravano, cioè diciamo, se duravano 6 mesi era tanto, è sempre il joystick originale, andate sempre il joystick originale che sono sempre i migliori. Lo dico proprio per, lo dico per esperienza, perché veramente... Mi sembra logico. Dicevo, comunque, andate sempre i joystick originali voi, perché a meno che non sia proprio un joystick particolare che vi piace tanto, così evitate sempre di prendere quei tarocchi. Perché sono sempre di qualità bassissima, no, veramente. Magari la Logitech vai un pochino più sul sicuro, ma vaffanculo, sono morto. Di che sto parlando? Dicevo, però più delle volte... Lasciate perdere i joystick tarocchi che non ne vale la pena. A me se sono morto, così prendo più monete e potenzio di più le armi, così a posto. Ehi, avevi una gran ciurma, Darkwater. Peccato che abbia dovuto ucciderli tutti molte ore fa. Sembra logico. È passata di acqua sotto i ponti. Sì, ma lo so già. Ho persino cercato di venderli. Sì, di venderli, ha detto. Questo qui si è bloccato qui sotto. C'è diversi bug sto gioco. Comunque ha fatto bene a bloccarci, così possiamo abbiamo potenziato. Wow! Il mitaglione, fantastico. Andiamo con la frusta. Sì, la frusta. Prenditi questo, prenditi questo anche te. Mi piace, maialoni. La frusta di Ratchet elettrica. Va. Ratchet Sadomaso Laser. Oh. Ok, andiamo avanti. Cosa? Attento. Buona frusta. Aumenta il livello in un attimo quest'arma, è tanto meglio. Beh, uccido un altro nemico e già aumenta il livello, vediamo. Quasi. Ok. Vai. Livello 4 e finisce il mondo. Perché bombarda, mo? Ma adesso deve fare la battuta sulle armi bianche, credo. Ma voi fanno economia, sono furbi. Tanto aumento di livello anche io. Mi chiedo se queste battute ci fossero anche nel film della Disney, là. È la maledizione della prima luna. E sicuramente è un bel film, però non l'ho mai visto. No, mi sa tutto che è vecchio di 10 anni quel film. 2005 tipo. Cosa ha detto? Non so cosa sia, Non ho anche capito cosa abbia detto. Ma quelli sono quelli con le pistole, bastardi. Adesso li frusto fino a che non godono. No! Ok. Centrale di difesa Omegatron PS33 è troppo pericoloso.
sappiamo per cosa sta BS. La nave di Darkwater è inoffensiva senza le sue torrette. Distruggile con la stazione difensiva e si ritireranno. Allora, BS sta per bullshit a casa mia. Non so perché dica BS con la torretta. Forse Battle Station, non lo so. Perché sicuramente in italiano non ha tradotto, se no l'avrei capito. BS, beh. Vediamo un po' per cosa sta. Però ce lo diranno loro, per cosa sta. Dobbiamo sparare le torrette qua. Oh cacchio, i fantasmi. Dobbiamo bombardarsi qua. Ma perché hanno invertito su e giù in sto fa? No, non è quella, è prima. Comandi. Vediamo, Oh, si è messo a posto. Dire, mi chiedo perché l'abbiamo fatto, perché vuol dire, vabbè, nei platform, nei giochi d'azione avventura platform classici come questo qui o Jack and Dexter era sempre invertito. Fin qui ok. Ma generalmente l'insomnia che quando aveva fatto questo gioco qua l'ha già fatto da anni Resistance di merda, quindi. Ehi, pirati alla porta, lasciamo che si prendano i tizi. Ok, potenziamo questa frusta. Facciamo così, va. Voglio usare il sistema di movimento. E vai. Merda, vabbè. Chi è che sta qua? Ah, Talwin. Mi ricordo la mossa finale di Cole, livello 3 di All Stars. Precision Osters. Dai. C'è anche il DualShock lì. Voglio sto coso qua, invece mi ricordo quello di Muviros. Vieni qua, distrugge quel bastardo di Muviros. Ma no, non ce la posso fare questa cosa. Via di frusta. Ok, questa qui invece è la mossa. È il tasto quadrato di lui, tutto. Quando ci vai sotto e non ti può attaccare con le mitra, cerca di schiacciarti, no? Ok, dovrebbe essere morto da un po'. Ho visto già che. Vai! La vaga ha potenziato al massimo la frusta. Sto tizio? Sono i cannoni. Ah, certo, non posso più attaccare dei cannoni da dentro, quindi attaccano con dei cannoni viventi. Tanto sono dei robot, possono fare quello che vogliono, giustamente. Ha senso. Si è bloccato il programma. Yeah, non vedo l'ora di poter cambiare programma. Che purtroppo finché uso il lezzo dovrò usare questo programma. Poi quando dovrò passare per forza a 7 di merda potrò utilizzare un altro programma. L'unica cosa positiva, perché oh cacchio. E vai, frustiamo i nemici. Sadomaso man, vai. Cacchio. Ok, sta scossa la Avenger qua, sta scocciandomi un po'. Non vedo l'ora di potenziare al massimo, così me la posso togliere dai piedi. Ci diamo sto tizio. Oh! Ah, diceva loro. Cioè la unica. No. Ma dovevo cambiare arma. Spero che non cominci troppo presto. Cioè troppo indietro, vuol dire. Mannaggia a me la mia fissa di potenziale armi. Vabbè. Cerchiamo di potenziarla, poi basta, perché. Tanto comunque facendo così potenzio anche la vita, quindi non è una tragedia, eh. Mi chiedo in inglese cosa dica, perché inferno è una parola tutta straproibita in inglese. Per qualche motivo. Dicono, non si dice. È una parolaccia, bla 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 bla. Beh, questo coso qua lo distruggo per forza con la bomba, perché. È troppo pericoloso sto affare. Quanta vita c'ha? Ho usato tutte le bombe per ucciderlo, quasi. Una l'ha buttata via, però. Wow, semplicemente.
era potente. Ah, me l'ho confuso con la tizia lì con un nemico. Magari perché c'è un effetto grafico proprio potente, quindi ti frusto. Aia, no, mi hai fatto la buona, vaffanculo. La 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 la. Brace yourself, brace yourself. Adesso lo frusto a morte. La 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 la. Crepa male, crepa male. Vita. Quanto ne ho? Non c'è modo di vederlo, però. Vaffanculo. Questo nemico qua che è rimasto bloccato. Ah, l'ho sbloccato. Vabbè, tanto lo uccido subito, quindi. Non mi danneggerai mai. Ah, col mita, tanto. Ok, ok, sta calmo. Già fatto, tranquilla. Frusto a finire le munizioni, quindi vi ha lanciato un nado, anche se non è poi così forte. Però è bello il fatto che abbiano inserito una roba del movimento qua. Abbastanza carina come cosa. Peccato che, a parte questo qui e Sly 4, non faccia quasi nessun gioco. Anche Call of Duty 3 lo faceva effettivamente. Infatti è l'unico Call of Duty che mi ha divertito un attimo. Quei due secondi che mi permetteva di usare sto coso. Perché per il resto è una merda, come tutti Call of Duty. Di nuovo? Ah, beh, è girata dall'altra parte. Ok. Vorrei passare, ma qui sono le bombe. Grazie mille. Ma quanto è stupido aver girato la sua nave. Così posso spaccare anche l'altra parte. Tan ta 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 tan 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 tan. Allora, in teoria, cioè vuol dire, non è in teoria, le cose dei pirati mi ha sempre abbastanza divertito, interessato. È abbastanza curiosa come cosa. Fammi indovinare, norme sindacali? Diciamo così. Ma non mi piace mirare in prima persona, perché sto gioco mi mette queste parti alla Call of Duty? La cosa bella è che Call of Duty è tutto tempo così, almeno questo qui non lo è. Ok. Max, giuro sulla mia anima non morta che siederai al tavolo del diavolo entro il tramonto. Ti hai salvato, straniera. Dobbiamo trovare Darkwater prima che torni per un'altra incursione. Hai idea di dove possa essere andato? Alle grotte del domani nel paese del non è un mio problema. Ho trovato questa mappa, forse un indizio. Alle grotte del domani. Ma la stella fulcro non è nelle grotte del domani. L'avremmo trovata. Non c'è un altro posto? Nel paese del non è un mio problema. Non lo è. Se non troviamo la stella, non rivedrai mai più Clank. E chi se ne fotte? Salta benissimo anche col doppio salto e basta. Ardolis. Ardolis. È dall'altra parte della galassia. È impossibile che abbiano nascosto la stella. Così a caso poi l'ha detto. Vabbè, mappa dai. Una mappa. Ratchet potrebbe indicare la posizione del tesoro di Darkwater. Troviamo qualcuno che possa tradurla. E c'è quell'altro bastardo di un pirata. Di niente. Dunque terminai la parte qua perché l'ho già ricominciato più volte, quindi ho come l'impressione che c'è ricominciato. Ho già dovuto fare il cambio, quindi temo che sia effettivamente troppo avanti col tempo. Quindi, FFox, alla prossima, ciao.